solamente pochi minuti, solamente per fare il benvenuto a tutti voi e ringraziarvi per la vostra presenza, e lo faccio a nome delle compagne e dei compagni del Circolo di Sinistra Ecologia e Libertà Sergio Azzeni. Oggi noi presentiamo il frutto del lavoro di uno dei gruppi tematici che sono presenti all'interno del circolo. Parliamo di ex servitù militari, nel territorio della città di Cagliari. Questo è un argomento che è passato in secondo piano per quanto riguarda l'attuale giunta comunale. Noi riteniamo che questo tema sia un tema importante che deve essere assolutamente di priorità. E quindi noi oggi presentiamo il lavoro che è stato prodotto all'interno del circolo. Questo lavoro è composto non solamente da una sorta di analisi della situazione che è stata fatta, uno studio che è stato fatto all'interno del territorio comunale, ma presenta anche le nostre proposte, perché noi pensiamo che sia il modo migliore per dare il nostro contributo politico alla campagna elettorale, non solamente lamentarci dei vari problemi che la città ha, bisogna anche cercare di essere propositivi, e noi queste proposte le abbiamo studiate e le stiamo portando all'interno del programma elettorale del nostro candidato, che è Massimo Zerbe, ovviamente. Noi pensiamo che Massimo Zerbe sia la persona giusta per portare all'interno dell'istituzione comunale questi temi di nostra priorità, come dicevo prima. Pertanto noi nel prossimo mese faremo un grosso lavoro sia all'interno sia nelle piazze cagliaritane, all'interno delle vie, cercando di parlare con più persone possibile del nostro progetto politico e di quanto noi ci teniamo a cambiare questa città, ma faremo anche altre iniziative sempre legate al lavoro di questi gruppi tematici che lavorano già da mesi e che stanno dando un grosso da fare per il programma elettorale e per il partito. Quindi io non mi voglio dilungare, vi ringrazio ancora per la presenza a nome del nostro circolo Sergio Azzeni, niente, buona iniziativa, grazie di tutto. Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione. Prima di iniziare le esposizioni, diciamo, in PowerPoint che farà Alessio, è giusto fare una piccola premessa sulle servitù militari. Allora, le servitù militari, sulla riduzione delle servitù militari si iniziò a parlare qui in Sardegna negli anni 80, quando nella giunta regionale c'era Mario Melis, presidente della regione Sardegna, però poi concretamente nei fatti non successe niente fino agli anni 2000, diciamo, dal 2005 in poi soprattutto, quando un esercito di leva composto da 470.000 uomini venne ridotto a 190.000 uomini di soli professionisti, e questo avvenne nel 2005. Quindi una serie, diciamo, di spazi, quindi palazzi, caserme e altri spazi, non venivano più ritenuti utili per i fini della difesa e potevano essere dismessi. Nella regione Sardegna in modo particolare si addivenì a un accordo nel 2007 ad opera del presidente della giunta di allora, Renato Soru, che firmò un protocollo d'intesa con il Ministero della Difesa, sottosegretario alla difesa appunto Emidio Casula, per dismettere una serie di beni nella regione Sardegna. Questo accordo, firmato appunto nel marzo del 2007, fu molto importante perché per la prima volta finalmente ci fu una cosa di scritto su quello che dovevano essere le dismissioni delle aree militari in Sardegna. Non solo, ma si fece la mappatura di tutti i beni militari che si trovavano nella regione Sardegna.
Questo elenco dettagliato, che appunto della mappatura dei beni, anche se da quello che abbiamo potuto capire noi alcuni beni sono purtroppo indicati, però non sono sufficienti per conoscerli in modo approfondito, però ci dà un quadro di quelli che sono i beni militari in Sardegna. Alcuni di questi beni tra l'altro ricadono nella città di Cagliari, anzi in aree della città di Cagliari molto importanti e soprattutto molto belle, che meritano sicuramente un destino diverso rispetto a come è stato quello fino ad oggi. Successivamente all'accordo che ci fu appunto tra la Regione Sardegna e la difesa, anche in previsione del G8 che si doveva svolgere in Sardegna, esattamente nell'isola della Maddalena, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, esattamente a novembre del 2007, questi beni di fatto lo Stato li trasferisce alla Sardegna. Poi il G8 non si svolse in Sardegna e quindi sappiamo tutti come è andata a finire. Comunque sia, un'altra cosa assolutamente importante per la Regione Sardegna è che i beni trasferiti dallo Stato alla Regione, in virtù dell'articolo 14 dello Statuto, vengono trasferiti alla Regione Sardegna a titolo gratuito, cioè praticamente noi abbiamo questo patrimonio che ci viene dato dallo Stato alla Regione gratuitamente. Nonostante appunto abbiamo avuto questa grande fortuna, forse gli amministratori che amministravano il nostro territorio non sono stati lungimiranti, perché fino adesso non c'è stata una rivendicazione, una volta trasferiti questi beni dallo Stato alla Regione, la Regione non doveva detenere i beni ma doveva trasferirli poi ai comuni, sempre che i comuni li chiedessero. Nel caso di Comune di Cagliari sicuramente non c'è stata una forte richiesta per avere i beni della Regione, tant'è vero che a tutt'oggi non è stato trasferito nessuno dei beni che erano presenti in questo elenco e i beni sono veramente tanti. Noi a titolo di esempio ne avevamo voluti prendere 7 di questi beni in varie zone della città, giusto per far capire l'importanza che si può avere nel recupero di questi beni e nell'utilizzo nel modo collettivo per lo sviluppo della città e soprattutto per la partecipazione dei cittadini alla fruizione di questi beni, che se non vengono riutilizzati in tempi certi probabilmente alcuni di questi potrebbero anche deteriorarsi. Allora, come dicevo, il nostro lavoro è incentrato su 7 beni che sono nel comune di Cagliari, 4 ricadono nell'area di Monturpino, una nell'area di Calamosca, un altro in Viale Merello e l'altro bene sta nella palazzina dove oggi si trovano i migrantes che sono stati trasferiti recentemente, quindi a Santa Vendrace. Su questi 7 beni noi vi illustreremo quali sono i nostri pensieri, quali sono le nostre idee, quale può essere l'utilizzo che se ne può fare, ma soprattutto a noi interessa che ci sia la partecipazione di cittadini, delle associazioni, delle università, cioè tutti quelli che possono dare dei suggerimenti quale può essere il migliore utilizzo di questi beni. Credo che appunto con queste premesse che servono per capire come abbiamo lavorato come gruppo di lavoro, cedo la parola ad Alessio che passerà a illustrare appunto quelle che sono le nostre idee e soprattutto dopo mi aspetto appunto i suggerimenti e gli interventi che ci possono essere utili per migliorare quello che è stato il nostro lavoro. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, come diceva Paolo, adesso passerò a illustrare le nostre proposte partendo dalla situazione attuale, quindi in che situazione versano le ex servitù, perché ex sono dal 2007, dalla firma del protocollo d'intesa. Nell'area di Monturpino abbiamo 2 ex servitù dell'aeronautica, una è l'alloggio del comandante, che era il comandante del 68° deposito dei carburanti. E questa è la situazione, come vedete degrado, abbandono, incuria. Lo stesso troviamo nella servitù accanto, nell'ex servitù accanto, cioè il deposito dei carburanti della Marina Militare e la sede dell'ex CRAL. Ecco, questa è la situazione, con un bene come quello dell'ex CRAL occupato abusivamente addirittura. Per quanto riguarda l'ex centro sanitario dell'aeronautica, sito in Viale Merello, addirittura questo è abbandonato dal 1945 e questa è la situazione.
La palazzina ufficiale a Cala Mosca è murata, gli infissi sono completamente murati, mentre i magazzini dell'aeronautica Santa Vendrace sono completamente in stato di abbandono, vengono utilizzati come stoccaggio di beni per l'aeronautica, appunto, per poi essere inviati alle altre basi dell'aeronautica. E adesso sono diventate tristemente famose a parer nostro per ospitare, secondo alcuni, 700 migranti tunisini. Allora, passiamo alla presentazione nel concreto di quelle che sono le nostre proposte. Come dicevo, questa è la situazione aerea. Abbiamo 130.000 metri quadri per quanto riguarda la marina militare e 138.000 metri quadri per quanto riguarda l'aeronautica militare. Questo è il particolare dall'alto della sede ex CRAL, che, come dicevo, è occupata, e questa è la situazione. Addirittura c'è un cavallo in mezzo a macerie, detriti e pezzi di automobile. Le nostre proposte riguardano per quanto riguarda la sede, l'ex servitù della Marina, riguardano la creazione di un orto urbano, che è una soluzione sostenibile al degrado del verde pubblico, all'incuria degli spazi abbandonati. Pensionati, scuole, associazioni, comitati di quartiere si appropriano di questi del verde pubblico e lo restituiscono alla società intera, dimostrando sensibilità, organizzazione nella cura dell'ambiente, educando il prossimo al rispetto della natura e trasmettendo la conoscenza della flora locale. L'orto urbano costituisce un polmone verde di una città, nel nostro caso un enorme polmone verde di 130.000 metri quadri. Educano, come dicevo, a pratiche ambientali sostenibili, rispondono all'esigenza di fare comunità, spingendo alla cooperazione sociale. Quindi, attraverso un'occasione di svago e apprendimento, generazioni differenti si incontrano per promuovere il recupero e la rivitalizzazione di spazi urbani. Nella storia l'Europa ha visto moltiplicarsi diversi orti urbani. Sono famosi i giardini francesi, che erano costituiti da degli operai che, abitando nelle zone periferiche di alcune metropoli francesi, tornavano dal lavoro e si occupavano di rimettere in sesto gli spazi verdi intorno ai propri palazzi popolari. Quindi cercavano di creare comunità, di conoscersi, di collaborare e di eliminare quel degrado che invece le istituzioni gli avevano lasciati, ghettizzandoli nelle periferie. In Italia invece è famoso il Parco Nord di Milano, un parco che è diventato addirittura parco regionale dal 1975, dopo soli 15 anni di istituzione da parte del comune, e attualmente si estende per 640 ettari in un contesto metropolitano altamente urbanizzato, come potete vedere da questa immagine. Ecco, un bellissimo verde in mezzo al contesto urbano iper costruito, vedete strade, più corsie, eppure un segno di come la natura può svilupparsi anche in una metropolitana, in una metropoli affumicata dallo smog. Dal sito del Parco Nord di Milano abbiamo preso questa immagine evocativa. Questa è una scuola, una classe, che sta imparando l'autunno, cioè si coniuga la funzione didattica, la funzione educativa della scuola con l'educazione ambientale e il rispetto della natura. Le funzioni dell'orto urbano sostanzialmente sono la funzione sociale, ambientale, culturale, didattica, terapeutica, economica e, perché no, anche turistica. Cioè, immaginiamo un'attrazione di questo tipo nel versante est del parco di Monti Urpino, e potrebbe diventare una fantastica attrazione turistica, e quindi con un ingresso economico per il comune di Cagliari.